Fiumi esondati, strade come torrenti, auto trascinate dall'acqua e case allagate. Ha seminato morte e distruzione l'alluvione che ha colpito la regione Marche la notte scorsa. L'eccezionale nubifragio, durante il quale sono caduti 420 mm di pioggia in circa 3 ore, si è riversato principalmente nelle province di Pesaro Urbino e Ancona, provocando vittime e danni ancora non quantificabili. Nella notte i vigili del fuoco hanno salvato decine di persone che a Senigallia si erano rifugiate sui tetti delle abitazioni e sugli alberi. Operazioni di soccorso anche nel Pesarese, dove sono state recuperate dall'elicottero del Corpo Nazionale 5 persone in difficoltà a Serra Sant'Abbondio e 2 sul Monte Catria. Molte zone erano isolate e attraverso i social e gli altoparlanti delle pattuglie i sindaci e le forze dell'ordine hanno invitato i cittadini a mantenere la calma, a non uscire di casa e a salire ai piani più alti. Dove la luce va via, mamma mia, assurdo raga, assurdo, sta aumentando ancora, sta aumentando, guarda che roba. Situazioni critiche anche a Cantiano, Cagli, Frontone, Serra Sant'Abbondio, Ostra Vetere, Corinaldo, Arcevia, Sassoferrato, Serra dei Conti e Iesi. Tramite ordinanze è stata disposta la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, sono stati attivati COC, i centri operativi comunali, e si è messa in moto una grande macchina operativa. L'apparato di sicurezza è stato coordinato dal presidente della regione e dagli assessori alla protezione civile Stefano Guzzi e alla sanità Filippo Saltamartini. Abbiamo ricevuto più di 2600 telefonate al 112, ha spiegato quest'ultimo. Per questo è stato chiesto aiuto al sistema di emergenza della Toscana. Il pronto soccorso dell'ospedale di Senigallia ha accolto persone in stato di shock e ipotermia dopo essere state salvate e trasportate fuori dalle abitazioni dove erano bloccate dall'acqua. Ci sono poi traumatizzati e feriti per lesioni significative che sono stati trasportati negli ospedali di Iesi e Fabriano. Anche una parte del nosocomio di Senigallia e della farmacia sono invasi dall'acqua. Sempre in questa città l'ASUR sta predisponendo un servizio di assistenza psicologica. Nel pomeriggio il governatore ha proclamato 2 giornate di lutto regionale, oggi e domani, sabato 17 settembre. A Quaroli ha anche disposto l'esposizione a mezz'asta della bandiera della regione sugli edifici istituzionali e ha invitato gli enti pubblici ad associarsi alla manifestazione di cordoglio.